Assessore, per quanto riguarda questa giornata, come le è sembrata rispetto a questo intervento, anche per quanto riguarda quello che lei ha promosso come attività sul nostro territorio? Allora, è stata una giornata molto interessante, anche perché i ragazzi dell'Istituto Publio Virgilio Marone che hanno partecipato a questo incontro sono stati molto attivi e molto attenti alla tematica della devianza giovanile. E è stato bello perché il confronto con loro è sempre importante, anche perché si cresce in questo modo e soprattutto bisogna farli crescere in questo modo, con il principio della legalità ed è importante anche avere sul territorio delle associazioni che possono portare questi ragazzi a trascorrere il loro tempo libero per dare una mano, per contribuire alla crescita della società. Quindi sul nostro territorio abbiamo la Croce Rossa, abbiamo la Protezione Civile, sono tutte associazioni che sono presenti nel nostro comune e che aiutano i giovani a realizzarsi e a crescere con responsabilità. Quindi lei propone un discorso di cittadinanza attiva rispetto a quello che può essere, diciamo, anche una sinergia tra più associazioni sul nostro territorio. Sì, ci deve essere per forza la sinergia tra le associazioni, perché ogni associazione si occupa di un settore diverso. Quindi la Croce Rossa si occupa soprattutto della prevenzione e anche di accogliere, quindi all'interno dell'associazione, persone in difficoltà. La Protezione Civile si occupa più degli effetti calamitosi che può provocare la natura. Quindi diciamo tutte queste associazioni presenti sul territorio devono collaborare tra di loro e quindi stare in sinergia, perché è molto molto importante per la crescita della nostra comunità. Allora, ringraziamo l'assessore Assunta Alfano alla cultura del Comune di Mercato San Severino e grazie. Allora, abbiamo la preside del Virgilio. Rispetto a questa giornata, se ci vuole esprimere un suo parere, come le è sembrata per tutto quello che è stato fatto? L'opportunità che è stata data stamattina agli studenti del biennio del Publio Virgilio Marone è certamente un passaggio formativo ed un'opportunità di confronto sulle tematiche più a loro vicine, soprattutto un'opportunità per poter discutere e allertarli sui pericoli nei quali spesso incorrono e che con tanta serenità loro dichiarano di non conoscere. Per loro le bravate sono bravate e la conseguenza delle bravate a volte, molto spesso, capita di verificare che non è a loro chiara. Quindi la scuola si attiva per far capire loro il pericolo e soprattutto le relative conseguenze. Grazie. Allora, rispetto all'evento di questa mattina, la sorella di Croce Rossa, ci dà un po' quello che può essere la sua esperienza rispetto al suo bellissimo intervento che ha fatto. Volevo dire che è stata un'assemblea bellissima perché ho visto il viso dei ragazzi che erano contenti di partecipare, tutti si sono coinvolti e quando abbiamo parlato sia della Croce Rossa sia la preside delle iniziative scolastiche, erano veramente partecipi, veramente soddisfatti. Anche le domande sono state delle domande, diciamo così, di persone adulte, quindi consapevoli di quello che chiedevano. E si sono molto entusiasmati a quello che noi abbiamo raccontato delle nostre esperienze. Allora, rispetto all'evento di questa mattina, Ugo De Santis e Cristian ci spiegano un po' come è stato l'evento e qual è stata la loro impressione. Allora, questa mattina siamo stati invitati qui al centro sociale a intervenire in un incontro dibattito con i ragazzi del Virgilio. È stato un incontro dinamico, interattivo e un bel confronto con i ragazzi, molto importante. Abbiamo
raccontato la storia di Christian e si è discusso di legalità, di volontariato e della cittadinanza attiva, di come vivono il territorio i ragazzi. C'è stata una risposta molto forte, molto importante, e cosa interessante che i ragazzi sono stati presenti e attivi per tutte e quattro le ore.